Ciao ragazzi, qua Anthony, benvenuti in questo nuovo breve video, se vogliamo chiamarlo così, perché non potevo non registrarvi la bellezza di questa cosa che ho fatto e che a quanto pare si sta ripetendo. Quindi vi invito ovviamente a guardare tutto il video e dirmi alla fine esattamente cosa ne pensate, perché ovviamente è una cosa che si sta per ripetere, secondo me potrebbe veramente dare ottimi frutti. Quindi ovviamente non è un consiglio quello che vi voglio darvi, però è un avvertimento a guardare bene il grafico. Allora, diciamo che in questo video voglio mostrarvi come ho fatto con un'unica operazione la somma di 10.000 euro in un giorno, vogliamo chiamarlo così, ovvero in una notte, perché è successo durante la notte. E ora la vediamo insieme, la commentiamo e vediamo un po' che cosa è successo. Allora, guardate, questo è il Bitcoin, quindi BTC USD, grafico a un'ora, e vediamo appunto cosa è andato a succedere. Io vi ho messo anche già le freccette, così voi potete già capire. Questa è stata un'operazione del 15 novembre, tra l'altro è stato il giorno del mio compleanno, è stato un regalo a dir poco stupendo, perché non, in realtà mi sono svegliato il 16 mattina, però è successo così. Vedete, qui che cosa c'è stato? Guardate, innanzitutto veniamo da un trend rialzista. Che vabbè, lo vedete, è bello lungo, no? Però qui c'è stata una rottura dei massimi, qui c'è stato un retest che pensavo andasse a long, infatti pensavo il Bitcoin arrivasse almeno a 70.000 e tornasse giù, invece no. C'è stata una bandiera ribassista, che eccola qui, che come appunto si è verificata, ho detto ok, perfetto, questa è una perfetta idea per un probabile short. E infatti così è realizzato, guardate. Qui ho settato un'analisi volumetrica di tutta la bandiera, quindi facciamola da qua, e mi esce il POC qui. Quindi diciamo qui più o meno non mi serviva niente il POC, perché o entravo qui, ma qua potevo rischiare un rimbalzo long e andare su, quindi diciamo questo POC non serviva a niente. Viceversa, il triangolino che si era formato prima, perché qui c'era stato un triangolino, ve lo disegno al volo, questo triangolino qua aveva dato vita a questo POC, che è stato questo qui, dove il prezzo ci ha ballato tante volte. Infatti, guardate, quando il grafico, il prezzo ha rotto la bandiera, vedete, ho aspettato che rompesse anche l'Ishimoku, e dopodiché ho fatto retest su resistenza, che è la fascia gialla che vedete, il POC precedente, la resistenza statica della bandiera, quindi questa qui, e sono andato short. Ovviamente stop sopra il POC, sopra la resistenza statica. Ho messo uno stop stretto qui in realtà, perché me la sono dovuta giocare un po' maluccio, che poi male non è andata, però dovevo mettermi l'operazione a partire almeno da qua. Invece no, l'ho fatta a partire da qui. Comunque è andata bene, perché è andata bene, poi c'è stata anche notizia di Biden che, insomma, c'è stata una serie di cose. Comunque, l'analisi tecnica, come ho sempre detto, funziona bene sulle cripto. Infatti, guardate, poi vedete, qui è l'entrata e poi ha preso un tracollo della miseria, arrivando ovviamente alla zona di supporto dove si è fermata. Vedete, questa è un'operazione che mi ha fatto realizzare un profitto di 10.000 euro in una notte, perché dalle 21, sì, dalle 23, da quando è partita, da mezzanotte fino alla mattina alle 10, quando mi sono alzato. Ovviamente ve la faccio vedere, perché magari qualcuno può pensare: ma che cos'è? Ve la faccio vedere, ora ve la registro. Allora, c'ho qui GPBNZD. Allora, ve la faccio vedere. Se io vado nello storico della settimana, eccola qui. Eccole, ci sono le due operazioni di cui vi parlavo: il BTC da due lotti e l'altro BTC da due lotti, da 5.558 l'una e 5.558 anche l'altra. Diciamo appunto che è stata un'operazione abbastanza buona che volevo condividere con voi, che non mi aspettavo creasse addirittura. Io in realtà avevo il take profit molto più sopra, cioè qui, e invece è andata molto molto bene, direi, perché poi l'ho spostato. E ho detto, vabbè, qui se crolla, crolla bene. Prima di andare a dormire l'ho spostato giù e ho fatto bene. Si sta creando tanto la stessa situazione, perché guardate, qui si sta creando un canale parallelo da qui, lo vedete, ormai questo lo possiamo togliere, tanto non ci interessa ormai più. Togliamo anche questo, questo, ok. Guardate, qui si sta creando una specie di canale parallelo, penso che lo vedete, eccolo qui, sarebbe questo. E tra l'altro, se andiamo a notare, togliamo anche. Vogliamo lasciarlo, lasciamolo, però si sta creando la stessa identica situazione. Guardate, il prezzo è incastrato nell'ennesimo triangolo e se io mi faccio un'analisi volumetrica da qui a qui, quindi prendo sia la rotazione di prezzo sia
l'ammasso di prezzo, che poi in realtà il POC è uguale anche sapendo solo l'ammasso, vedete, il POC si trova qui, anche se è ancora in costruzione. Quindi qui io mi aspetto che ritorni qua di tentare un altro short in questo modo, ovviamente stop dove? Sopra gli ultimi massimi almeno un 2%, quindi almeno qui, vedete che perdo il 2%. E qui ragazzi, se crolla, io penso di arrivare almeno qui, quindi qui, perché dov'è qui? Ve lo faccio vedere, a 4 ore corrisponde con lo 0,5 di Fibonacci. E comunque un'altra operazione da 4,77. Ovviamente se vedo che il movimento è abbastanza forte, lo faccio finire sul canale parallelo che dura da tanto tanto tempo, vedete? Se lo faccio vedere giornaliero, è un canale parallelo lunghissimo. Tra l'altro qui rimbalza anche su Ichimoku, stessa storia, e poi si ritorna su. Ovviamente se lo allunghiamo esce un'operazione da 6, che anche questa è molto buona. Quindi diciamo che come ho ragionato questa operazione è stata in realtà molto semplice, una rottura basica di una bandiera, ve l'ho fatta vedere, e qui si può prospettare lo stesso scenario, si può prospettare uno scenario di un triangolo di continuazione con uno short. Ovviamente poi ragazzi, può anche essere che il triangolo rompa su e il Bitcoin vada su, perché per me il trend ancora è di fondo rialzista. Però per come si sta mettendo, per come si sta creando anche questo canale parallelo e per come c'è il POC che è in alto qui, sinceramente io mi aspetto un altro short. Magari romperà direttamente senza prendermi l'ordine. Nel caso rompa, ragazzi, farò la stessa cosa. Rompe, metterò un retest in queste zone qui, quindi tra la zona e la resistenza del triangolo statica, stop dove? Sopra qui, sopra ovviamente il canale, e mi godo lo short, scusate. Ecco qua, questo è tutto ragazzi, questo è come ho ragionato questa operazione, come l'ho fatta e come l'ho realizzata. Io spero ovviamente che vi sia piaciuta la mia spiegazione, anche se è stata molto rapida, e soprattutto spero che abbiate capito che l'analisi tecnica è molto importante. Ovviamente anche su questi tipi di operazioni. Bene ragazzi, io vi saluto, qua Anthony, spero che abbiate trovato affascinante e deliziosa la mia analisi. Ci sentiamo alla prossima analisi che non so quando sarà e mi raccomando, godetevi il percorso che state facendo, chi lo sta facendo, perché è veramente una cosa incredibile quello che sta realizzando adesso il Bitcoin e tutte le cripto in generale. Noi ci sentiamo tutti quanti al prossimo video. Ciao!